Allora, oggi ad Al Nila Mars siamo solo noi, nel senso, perché? Perché, come si dice, abbiamo dato spazio e daremo spazio a tante persone, insomma, che hanno la creatività e la nerditudine inside. Però pure noi, insomma, dell'associazione, del direttivo, non è che scherziamo, quindi abbiamo pensato di iniziare a farci chiacchierate e farci conoscere attraverso il canale web, perché comunque in questo momento non possiamo far vedere quello che facciamo e quindi utilizziamo il web. E partiamo oggi con una delle nostre eccellenze, che è Sara in arte Arashel. Ho detto bene? Sì. Ok, perfetto. E Sara ovviamente fa parte della nostra associazione, del direttivo, e ha un talento particolare che adesso ci racconterà. Vero, Sara? Sì. Bene. Allora, vabbè, io fin da bambina sono sempre stata appassionata di disegni e di fumetti, in questo sicuramente influisce anche mia madre, perché anche disegnato sia dipinto, quindi l'ho sempre vista disegnare fin da bambina e sicuramente questa passione mi è venuta da lei. Poi proprio il mondo del fumetto. Mi ricordo sempre da bambina, io mi ero fissata con il film di Pinocchio, mi sembra, cos'era Bertolucci? Mi sembra, Sì. aspetta. E ero fissata con quel film, e la figura di Pinocchio in generale, tanto che mia madre disse: Dai, ti disegno un fumetto. E lì proprio mi partì il pallino, no? Disegnare fumetti, cioè scrivere storie e disegnarle. Ovviamente da bambino ero molto introversa e quindi questa cosa, diciamo, l'ho sviluppato il disegno e il fatto di scrivere o raccontare storie perché mi creava un po' i miei mondi, no? Come succede spesso da bambini. Poi dopo ovviamente ho fatto l'artistico a Lucca, poi la scuola del fumetto di Firenze, ho cercato di concretizzare questa cosa. Quindi uscita dalla scuola del fumetto era il 2009 e con delle compagne di corso ci si buttò a fare una rivista soprodotta, tipo rivista contenitore, cioè questo è sempre reminiscenze di me adolescente che in camera dei miei zii leggevo robe tipo il Grifo, che ora non esistono quasi più, no? Le riviste contenitore, un tempo c'erano queste realtà, un po' come anche dei manga, no? Prima c'erano i libroni che contenevano varie, sì, varie storie tutte insieme. Guarda, ce l'ho qua, nel caso te Bene. li faccio vedere, Sì. erano 6 volumi usciti Ah, vedi. dal 2009 fino al 2012, questo è Ah, vedi che l'ultimo, belli. con dietro, questo è un mio disegno, questo è il disegno di una mia Bello. amica. Praticamente eravamo all'inizio in quattro, poi siamo rimasti in tre, ma insomma spesso Vi vedete? ci si inseriva persone che conoscevamo, amici che appunto disegnavano e gli facevamo fare una piccola storia all'interno della rivista contenitore. E così è iniziata un po' questa avventura con queste mie compagne di corso. Poi, diciamo, le nostre storie si sono divise nel 2012 e lì poi io sono andata a fare il grafico per diversi annetti. Perché bene o male poteva essere un campo abbastanza vicino a quello che facevo, però poi sentivo insomma un po' di essermi accontentata, magari ero rimasta male del fatto che questa cosa non era andata avanti, quindi mi ero accontentata a fare un lavoro tra virgolette più normale, perché poi anche il mondo dei grafici non è che sia un po' particolare anche quello, però ecco. E quindi diciamo che poi ho preso la capata tutta insieme e dopo un bel esaurimento nervoso ho detto forse è meglio tornare a fare quello che volevo fare davvero. E quindi nel 2019 diciamo,
sono tornata alla mia vecchia scuola di fumetto di Firenze, mi sono iscritta a un altro corso e sono ripartita a bomba per, insomma, sto preparando attualmente dei progetti da presentare dagli editori. Però insomma, poi è arrivata sta mazzata del Covid in mezzo, ho fatto porca miseria, non ci sono le fiere, se mi voglio presentare ma anche solo vedere cosa c'è al catalogo dell'editore, insomma. Quindi ora è tutto online, questa realtà anche. Ogni realtà un po' ne ha subito. Beh, però il fatto che sia online, secondo me, non, cioè, potrebbe essere un vantaggio, nel senso bisogna sfruttarlo un po' a proprio vantaggio, perché ce ne stanno tante di piattaforme, a parte il discorso dei social, però se si fa un piano, come si dice, di contenuti fatto bene, secondo me lo possiamo sfruttare, no? Parlo al plurale perché... Sì. Insomma, pure io ho avuto una notizia abbastanza importante dal punto di vista dei libri e è capitata proprio in questo momento in cui magari avevo già in mente di far partire una cosa come dicevi tu, no? Quindi secondo me guardiamo il bicchiere mezzo pieno, sfruttiamo il web. Diciamo, il lato positivo, magari tra lockdown e situazione covidosa, in realtà è che essendo a casa... sei anche obbligato, bene o male, se avevi un obiettivo ti ci butti proprio a buzzo pieno, no? Nel senso, non puoi fare altro. Giustamente. Quello ma, sì. Quindi, ok, quindi insomma c'hai una cosa che ti insegue da bambina, no? E la segui tu da bambina, quindi queste sono le storie più belle poi. Il sogno fin da bambina, sì. Ok. Quanto ha inciso su questa cosa e la presenza, no, del mondo giapponese dei manga e del mondo nerd in generale su questa scelta di disegnare? Questa scelta? Allora, guarda, io in realtà per quel che riguarda il mondo del fumetto ho letto all'età di 6 anni, andavo alle elementari, i fumetti che erano in camera di mio zio. Quindi non c'era tanto manga. C'era il fumetto italiano anche con dei temi abbastanza crudi, tipo potrei dire Andrea Pazienza, potrei dire Ranks e Rox di Tamburini, cioè nel senso robe anche fumetti di Serpieri, quasi erostici, insomma anche robe che forse non erano per la mia età, diaboliche, non era eto. Insomma, erano dei temini, quei fumetti parlavano insomma di eroina, di depressione, insomma, erano anche degli anni, negli anni 80, un po' duretti. forse il primo manga che ho letto era un manga proprio un pornografico che aveva messo di sgambazio da qualche parte. Però poi in realtà forse più che manga fumetti ho visto tanti cartoni animati, perché sono della generazione, oddio, già mio zio, perché già negli anni 70 i bottoni andavano. Diciamo, siamo una generazione in realtà cresciuta con questo metodo con un tipo di comunicazione anche orientale, no? Mai visto un robottone in vita mia? No, no, meno noi! Non ci credo mai. Però sì, ecco, in realtà credo che per quello che passava alla televisione queste influenze sono arrivate. Sono arrivate e sicuramente hanno influito anche sul mio stile grafico, sicuramente. Cioè c'è un'estetica. Un tempo forse mi definivo che volevo per forza fare manga, ora non mi definisco nemmeno così. Cioè io voglio fare fumetti. Voglio raccontare storie, basta. Anche perché lo stile di un artista poi in realtà si modifica nel tempo, la mano, o le influenze che ti possono arrivare, è sempre un po' in trasformazione, no? Quindi sinceramente preferisco non definirmi più, perché tante volte chi si etichetta troppo finisce per essere un po' fanatico, no? Purtroppo mi sono ritrovata anche in realtà anche fumettistiche della serie parlando con persone che magari poi avevano una mente molto chiusa. Cioè, che ne so, chi per forza il fumetto è il fumetto americano e deve essere all'interno quello stile, perché sennò poi
se disegni manga è un po' lo screditato, cosa, sì, screditato, una cosa eccessivamente commerciale, o una scimmiottatura dei giapponesi, oppure chi fa appunto manga in Italia, a volte ci sono del non tutti, però ci possono essere anche delle realtà per cui ti dicono il manga si fa solo col pennino e l'inchiostro, il pennello non si usa, poi magari non è nemmeno vero perché ci sono anche degli artisti giapponesi che usano solo il pennello invece del pennino, certo. Però penso il rischio è di entrare in una visione un po' ristretta. E secondo me invece tutto quello che è campo artistico e l'artista, proprio per quello che è, ha bisogno di essere aperto mentalmente, utilizzare tutti gli strumenti di cui ha bisogno, o se ne scopre di nuovi di utilizzarli, perché no? E così anche di farsi influenzare. In questo caso il gioco di parole è carta bianca, ad esempio, insomma. Sì, se no la creatività da dove nasce? Certo, ovvio. La creatività nasce dall'influenza di tutto quello che ti, di quello che, del mondo che è intorno. Se si diventa, insomma, se ci si vede una sola visuale, si rischia o di diventare monotoni o di insomma perdere quella parte creativa che poi serve per creare, che sia una storia o che sia un disegno. Anche se vuoi inventare anche un nuovo stile, questo anche magari un pittore, no? Come ti influenzi, cioè ha bisogno delle influenze di tutto, ti potresti influenzare al mondo orientale come a quello neoclassico, cioè se uno deve pensarci seriamente è bene essere aperti a tutto per poi sviluppare un proprio stile o non so. E poi, poi magari immagino che avere vari modi di comunicare, poi alla fine è proprio l'evoluzione dell'artista, cioè il fatto di muoversi all'interno di tante altre realtà gli permette, penso, di avere anche un'evoluzione. E comunque, visto che comunque noi spesso parliamo di mezzi di comunicazione, alla fine tante volte il disegno pensano che non è un metodo di comunicazione, invece non è vero. Cioè, per me, io l'ho scoperti da poco, i manga e i fumetti in generale, però è stato bello perché mi ha permesso un'evoluzione dal punto di vista narrativo, quindi sono totalmente d'accordo con quello che hai detto tu. Quindi attualmente cosa, se ci li puoi far vedere, cosa stai lavorando in questo periodo? Allora, senza spoiler, se non vuoi, senza spoiler. Prendo l'iPad. Bene. Attualmente ho due progetti in ballo. Uno è un po' più serio e vorrebbe essere proprio una biografia di Niccolò Paganini. Mm-hmm. Di cui vi faccio vedere un bozzetto, così è proprio un'idea. Mm-hmm. Allora guardiamo se si vede bene. Wow. Sì, sì, si vede. Aspetta che fisso il video. Vai. Oh, vedi? Okay. Mm-hmm. Queste sono le mani. Mm-hmm. Questo ora non so quanto si legge, ma sono è il violino con tante mani. Sì, sì, si vede. Varie posizioni. Mm-hmm. E poi qui c'è proprio uno spiccinio di mani finite. Mm-hmm. E qui c'è lui nel suo esercizio con questa sua ombra che lo insegue. Sì, che è il diavolo. Ah, sì, sì. Diciamo, è un fumetto appunto che si basa su un po' questo rapporto di Paganini e il patto col diavolo, perché si dice appunto che chi usa la mano sinistra nei violinisti hanno uno stretto contatto. Ah, con la famosa leggenda in metropolitana, insomma. In particolare, diciamo, ci ha calcato tutta la vita, è un rocker Paganini. Mm. Cioè, Ozzy Osbourne che se mangia il pipistrello... Non è nessuno. Non è nessuno, perché già nel fine Settecento, inizio Ottocento, c'era un Paganini che ogni volta che lo cercavano di screditarlo dicendo che appunto lo ha fatto il patto col diavolo, lui ci ha creato un'intera figura, cioè proiettava le ombre del diavolo
nel furbo, ci aveva già una già aveva una strategia di comunicazione, lui si era fatto una visione heavy metal proprio. Sì, ma sai che in realtà tante cose dell'heavy metal mi hanno detto che appunto partono da da delle cose di Paganini, tipo tutto il pizzicato prima non veniva fatto in musica sul violino. Mm-hmm. Non sapevo. Era il Marilyn Manson del Settecento. Sì. Fenomeno. E poi sesso, droga e rock and roll proprio davvero. Vabbè, i creativi nell'epoca, sì, come i poeti maledetti del Rimbaud, Verlaine e tutta sta gente qui, insomma, c'avevano qualcosa di simile. E poi invece... E cosa? Poi l'altro, te lo cerco subito. Sì, vai tranquilla. Senza contare lo stemma della nostra associazione. Un progetto più per ragazzi, ho finito di colorare la tavola nemmeno da tanto, tra l'altro dovrò vedere se è carino o meno. Aspetta, perché no, si vede benissimo, si vede. Ok, vai. E questo è un progetto più per ragazzi che parla di fantasmi, i personaggi principali sono questi. Mm-hmm. belli per un'età ma adolescente, ma anche per giovani adulti, diciamo così. È più un'avventura fantastica dove ci sono dei ricercatori del paranormale e dei medium. Mm. Bello. Dei Ghostbuster su carta, insomma. La riedizione di... Sì. Diciamo che c'è solo una persona che usa il metodo scientifico, diciamo, con telecamere infrarossi o rilevatore di onde elettromagnetiche. Ci ho avuto un periodo di fissa con di andare a fare proprio anche ricerca del paranormale con tutte le apparecchiature. Poi quando ho visto quanto costavano ho detto no, ma sono pazzi. E gli altri due personaggi sono più medium, quindi riescono a vederli con una capacità loro. Ah, ecco. E poi, come diceva appunto Dani, il logo dell'associazione, che è una creazione appunto di Sara. La nostra stellina. La nostra stellina, che vabbè, lì c'è stato... un discorso. Eccola lì, eccola lì, eccola lì. Eccola, perfetto. E poi vabbè, lì un po' avevamo noi, no, tutti quanti l'idea di fare un qualcosa, però poi è chiaro che ci ha pensato Sara con la creatività a renderla viva. Ma facciamo la domanda che facciamo un po' a tutti quelli che sono stati nel blog e a quelli che intervistiamo quando, diciamo, siamo in live, no? Ovvero, quanto sei nerd e quanto sei cosplay? Direi tanto di tutti e due. cosplay ho iniziato a farlo nel 2007. Mm-hmm. Sempre perché in realtà a Lucca ci sono sempre andata, a Lucca Comics. Mm-hmm. Perché appunto i miei zii leggevano fumetti, i miei genitori compravano fumetti, più di altro tipo magari di quelli che leggo io ora, ma tipo Linus, mi ricordo al tempo, lo compravano quelli tutti, no? E fin da piccina ho sempre dimostrato di avere questa passione, quindi mi ricordo che già alle elementari mi portavano a Lucca Comics. Bellissimo. Anche se ero Lucca Comics di altri tempi. Certo. Nel palazzetto dello sport, insomma, però fino al 2007, anche se magari l'avevo visti dei cosplayer, non avevo mai fatto cosplay, un po' perché non avevo la compagnia giusta, anche se ho fatto, che ne so, io ho fatto l'istituto d'arte proprio a Lucca. Uh-huh. e scelsi Lucca perché proprio andavo a Lucca Comics, quindi per me un liceo artistico dove dovevo andare. casa e bottega. Capito? Però anche nel periodo in cui andavo al liceo mi ricordo che nessuno dei miei compagni o leggeva fumetti o veniva al festival, perché ovviamente
quei 3-4 giorni che erano, non andavo a scuola, ma andavo a Luca Comics in realtà. Che sfortuna! Che sfortuna, vedo, non l'avevo pensata male quando ho scelto il liceo. Beh, vedi un po'. C'era del tatticume. C'era del tatticume, sì. Sì. E nel 2007, quando iniziai appunto questa, la scuola del fumetto a Firenze, conobbi altre persone, alcune di queste avevano fatto cosplay, e dissi, dai, allora cominciai a provare anch'io. E niente, ovviamente la cosa mi piacque molto, più che altro perché conosci tante persone, certo. Si creano delle bellissime amicizie. Io personalmente sono entrata nel mondo del cosplay perché mi volevo divertire principalmente, non tanto per diventare famosi, essere il migliore cosplayer di Zaya. Per gli shooting. Esatto. E nerd, nel senso di cultura pop nerd, l'ho sempre mangiata da bambina. C'è un qualcosa in particolare che ti piace di questo mondo, o sei, come si dice, onnivora? Ti piace tutto? 360 gradi, insomma. Sì, ma diciamo che mi piace un po' di tutto. Poi ovviamente ci sono cose che attraggono di più la mia attenzione di altre. Così. Così, tanto a proposito, qual è stato il tuo primo cosplay? Gli scheletri nell'armadio. Gaara di Naruto. Ah, okay. Gaara, ce l'ho lì! Con una parrucca improponibile, cioè la forma era bella, però ovviamente più che rosso era quasi un fucsia. Il costume in realtà era anche molto bello, anche se mi ero basata sul fumetto, quindi mi ricordo non erano ancora usciti il cartone, quindi mi ricordo il giaccone lo feci nero proprio, dopo si è visto che era un marrone rossastro. Uh-huh. Il costume era bellissimo perché, essendo la prima volta, non avevo mai fatto niente in vita mia, me lo fece fare proprio da una sarta. Quindi il costume era tanta bella. Parrucca però era inguardabile, infatti quelle foto sono state i primi anni in cui andavo a DeviantArt, su DeviantArt, e poi ho detto no ragazzi, che scheletro nell'armadio, mettiamolo lì. No, una me la devi mandare in privato perché la devo far vedere a mio fratello che è Gaara dipendente. Te la mando. Il cosplay però... più riuscito qual è stato? Cosplay c'è una più riuscito nel parrucche orrende. Come? Hai questa... detto, c'è una giustificazione per le parrucche orrende. Nel 2007 era manna dal cielo che si trovasse una parrucca. E io ancora che parlo, la prima volta che ho fatto cosplay l'ho fatto nel 2001 e non avevo parrucca, era andata con i miei capelli veri. Nel 2006 quando... fatto bombolette, cioè sì, delle cose. Io nel 2006 con l'acrilico proprio, o erano le parrucche del carnevale di Viareggio, o erano le bombolette colorate, o erano capelli acconciati ma senza il colore. O erano la parrucca, che io mi comprai la parrucca per Halloween, che dovevo portare un personaggio con i capelli lunghi neri, ma non aveva la frangia, quindi avevo la mia frangia, poi questa parrucca che era diventata praticamente afro perché era di una qualità infima, però non c'era altro, cioè lì era veramente l'arrangio in quegli anni. Sì. A parte, io quando ho conosciuto queste due cose qui erano vestite da dragomine, perché c'era il Dracomics. Queste due cose. Sì. Allora, io ho una curiosità mia proprio, su quanto incidono, diciamo, gli strumenti digitali sulle persone che disegnano, no? Perché io immagino che è cambiato tantissimo il lavoro per chi disegna utilizzando questi strumenti. Allora la domanda è, tu nei lavori che stai facendo adesso utilizzi sempre il cartaceo e poi riporti sul digitale oppure no? Allora, attualmente sto lavorando tutto in digitale, poi può capitare che dei bozzetti vengano fatti anche su carta. Diciamo che nel mondo del fumetto in realtà cambia molto da autore a autore, nel senso
chi ha piacere a lavorare su carta continua a lavorare su carta, mentre insomma chi vuole usare il digitale usa il digitale. Però la differenza, secondo me, semplicemente è di comodità, nel senso che comprare materiali, la carta, gli inchiostri, i colori, è un bel costo. A fronte di un investimento magari iniziale di comprare un oggetto di una buona qualità per lavorare poi in digitale, io, cioè, dal punto di vista economico, tutta la parte della carta, degli inchiostri, dei colori, è una cosa che è una spesa che non ho più. Certo. Disegno digitale in realtà già da tanti anni c'è, magari non è detto che tutti all'inizio usassero l'iPad o delle tavolette grafiche. Conosco anche tante persone che usavano la tavoletta, diciamo, senza schermo, quella che si attacca al computer, e magari lavoravano su Photoshop. Ecco, magari anni fa lavoravano così tanti, c'è chi ancora preferisce lavorare così e chi magari preferisce lavorare direttamente sullo schermo, come può essere una Wacom o come può essere un iPad. Diciamo, attualmente l'iPad ti dà la possibilità di lavorare come se tu lavorassi con la Wacom, cioè intendo gli schermi con che te disegni direttamente sullo schermo, capito, con la penna. E diciamo, ormai siamo arrivati a un punto in cui alcuni programmi riescono a simulare, diciamo, al 90% quello che faresti su carta. La stessa resa, insomma. C'avevo questa curiosità perché, per esempio, mi chiedo anche se le case editrici attuali, diciamo, di fumetti e manga magari richiedono questi formati piuttosto che il vecchio formato cartaceo. Non lo so, capito? Dipende da editore a editore. Tipo, so che nel mercato francese alcuni hanno ancora tanto la preferenza del cartaceo. E quindi dipende da con quale editore lavori. Ovviamente magari si dice che lui preferisce avere una cosa fisica di carta. Quindi magari ti prendi, lavori su carta con inchiostri e colori, a quel punto però comunque dovrai scannerizzare per comunque mettere i testi, cioè un minimo, poi lo utilizzerai comunque il computer. A meno che tu non scriva anche tutti i testi a mano, c'è anche chi fa quello. Mamma mia, immagino il lavorone. Un tempo era tutto così, quindi diciamo il fumettista era già anche un grafico, perché dovevi già decidere dove mettere la vignetta, il testo scriverlo tutto a mano all'interno, insomma, che avesse una dimensione più o meno tutta la solita. Lavorone. Caspita. No, scusa, a parte il discorso della tecnica, insomma, grafica, roba, eccetera, ma l'utilizzo, cioè, della matita, della gomma, roba, eccetera, cioè, io ti parlo della mia sensazione, col digitale non perde un po' la sua parte romantica, cioè senti l'odore della carta, l'odore delle matite, perché c'erano delle matite addirittura che quando disegnavi davano anche l'odore, diciamo, di determinate cose. Sì. Ma anche solo quando appunti una matita senti l'odore. Ecco, appunto, cioè non manca quella cosa col digitale. Sì, quella cosa, sì. Perde un po' più il lato poetico, diciamo. Sì, è come scrivere al computer o scrivere con la penna. Cioè, è proprio, sono due gusti diversi. Magari non è detto che uno faccia solo una cosa. Tipo, io a volte mi sono trovata che magari l'idea iniziale proprio la fai a matita, quindi butti giù delle bozze e poi dopo quell'idea la riporti. La realizzi, ok.
in digitale, sì. Dipende un po' anche da come ti prende in quel momento, perché magari puoi avere l'ispirazione in un momento in cui sta lavorando in digitale, la disegni lì, come puoi avere un momento di ispirazione che dici però lo voglio fare, che ne so, con le tempere e non voglio nemmeno usare pennello, lo voglio fare di state. Cioè è quel momento magico della creazione, certo, che è un po' come... come te la senti in momento. Vabbè, secondo me quella parte c'è sempre poi alla fine, no? Quando, sì. Specialmente quando stai in fase, come dicevi tu, di creazione, c'è la voglia di prendere la matita o il pennino e inizi a scrivere, insomma. Sì. Che ne pensi di questo gruppo, di questa associazione? Spaccheremo... Sicuramente che spaccheremo, dai. Assolutamente sì. Già il fatto che siamo qui, nonostante tutto, cioè, si vede l'impegno che ci mettiamo, ognuno di noi anche nel suo campo e nelle sue passioni. E appena si potrà, si rifarà qualcosa di fisico, come si augurano. Speriamo. Però... diciamo che manca tanto la parte fisica ora come mamma ora. Mia. Vabbè, per ora abbiamo comunque i progetti in campo, ce l'abbiamo e ce l'abbiamo già nel nostro bel cassettone, quindi appena ci daranno la possibilità si tirerà fuori il tutto. Tanto, tanto si riparte tutti dallo stesso punto. Facciamo casino, ragazzi. Tanto si ripartirà sempre dallo stesso punto, saremo tutti dalla linea di partenza stavolta, quindi viaggiamo alla pari. Allora, il tuo punto forte, cioè la tua tecnica preferita per dipingere e disegnare è quella che proprio non sopporti, che non ce la fai, dici no, vabbè, da ragazzi questo non, no. Allora, diciamo che in generale, quando si fa un fumetto, o quando decidi di fare un fumetto, in realtà la parte che preferisco è sempre quando devo creare l'idea, la storia e tutto. Quando faccio le matite anche delle tavole, la parte dell'inchiostro e della colorazione tante volte mi risulta pesante. Ma perché mi risulta pesante? Perché purtroppo ho uno spirito un po' perfezionista e se mi fisso troppo sulla solita cosa, rischio di o voler rimodificare tutto perché va fatto meglio, ma questa cosa si potrebbe cambiare, quest'altra cosa si potrebbe fare meglio, e il rischio è che semplicemente mi blocco o mi annoio. Quindi ultimamente sto cercando di sviluppare questa l'arte di va come la va, no? Ed effettivamente vedo che funziona, cioè anche quando o devo inchiostrare o devo colorare cerco di non fissarmici troppo, che il rischio è appunto di entrare in questo turbinio di perfezionismo che in realtà poi ti rallenta un po' anche perché in realtà dopo che ci sono vari passaggi, appunto fai le matite, poi fai l'inchiostro, poi fai la colorazione e tante volte sembra una ripetizione, no? Che stai facendo la solita cosa due volte, tre volte. E quindi cerco di velocizzare, non fissandomi troppo sui dettagli, ecco, a quel punto. Improvvisazione, insomma. Sì, bisogna improvvisare di più perché alla fine è il modo in cui arriva anche il messaggio in maniera più genuina. Che rischio è se quando rimetti troppe volte le mani su un'opera che hai fatto, ma anche se fosse un quadro, anche se fosse un dipinto, se tante volte a rimetterci troppo le mani rischi o che si snaturi il messaggio di iniziale, genuino, che cominci va fuori. E poi in realtà che questo perfezionismo lo trasforma in qualcosa di più freddo. Freddo. Sì, diventa freddo, diventa freddo. Ti perdi l'emotività, ti perdi sì, in quel momento. Sì, perdi la parte emotiva. Ma lì ti capisco benissimo perché a volte faccio delle cose, no? Dico, allora mi ci metto questo, ci metto quest'altro, cioè le mie famose creazioni steampunk, no? E tutte le mie creazioni steampunk sono fatte negli ultimi minuti.
perché tanto, cioè, io parto con un progetto che durerà una settimana, un cosa eccetera, io le ultime due ore mi metto lì e riassemblo tutto quanto, e mi viene la cosa che mi era venuta in mente, mi viene fuori in quegli ultimi due minuti, a voglia starci a pensare tutta la settimana, perché tanto se non c'è quella piccola scintilla che ti dice parti e fai quello, non ho... Gli artisti... penso che è così la stessa cosa, no? Gli artisti sono pazzi, nella pazzia sì, certo. Che esce... Ritornare un po' a una parte primitiva, no? Istintuale, perché sennò poi diventa quasi una cosa meccanica dopo. E ma, allora si snasula. Sì. Ma se non ricordo male, Einstein diceva che fra la pazzia e il genio ci passa un filo proprio, quindi non è che cioè, bisogna essere anche matti per poter fare. Quindi qui o siamo tutti pazzi o siamo tutti geni. Sì, secondo appunto. In Alnilam siamo tutti geni, sicuramente, quindi... Sì, sì, nella nostra pazzia siamo tutti geni. Esatto. A questo punto, visto che comunque chi vedrà il video e magari è interessato ai lavori di Sara, vorrà sapere dove trovarti. Quindi dici dove possiamo trovarti, stalkerarti. Stalkerarmi. Allora, come profilo artistico attualmente uso Instagram. Mm-hmm. E il nome è Aras... trattino basso Hell. Uh-huh. E quello è il profilo dove metto i disegni principalmente. Ok, quindi diciamo direttamente lì, poi appena possibile speriamo di vederti, come si dice, sui giornali, sul giornale dal vivo e con le tue creazioni. Libreria. Esatto. E i link su Alnilam, così almeno ce l'abbiamo anche lì. Cioè. Assolutamente, no, su Alnilam c'è già il link, è già pronto. Quindi lasciamo Sara ad andare a lavorare sulle sue tavole. Ti ringraziamo per essere stata qui e per essere nel nostro gruppo, perché sei... una parte importante, come ognuno di noi, è un ingranaggio importante dell'associazione. E quindi, come si dice, chapeau, tanto di cappello. Dai, un abbraccio. Okay. Anche a voi, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.